Prima di iniziare questo pomeriggio dedicato alla cultura e all'Italia, abbiamo l'obbligo di riservare un pensiero, una preghiera ad una persona che ha aiutato l'Italia a fare legislazione e ordinamento, a Bruno Astorre, perché oggi purtroppo ha fatto cominciare la seconda parte della sua vita. Per cui vi chiedo davvero un minuto di raccoglimento per essere vicino alla sua famiglia, alla sua grande comunità di amici. Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione del libro di Pier Ferdinando Casini, Quando c'era la politica. Faccio un po' io gli onori di casa, anche per ragioni etniche, essendo io abruzzese, sia pure di un'altra città, e qui presente Luciano D'Alfonso, applauso anche a te, perché non ha bisogno di certamente di presentazioni. E ci sta per raggiungere il presidente della regione Marsilio. E Luciano D'Alfonso, vuoi iniziare tu con un saluto poi? Certo, con un saluto, ma anche con un sentito riconoscimento nei confronti di Pier Ferdinando Casini, che ha stimolato questo appuntamento di riflessione all'interno di questo palazzo che ha una tradizione per chiamare a raccolta i pescaresi, gli abruzzesi, sui temi territoriali ma anche sui temi nazionali, sui temi che riguardano la contemporaneità ma anche il passato. Pier Ferdinando Casini oggi ci offre uno sforzo editoriale, non credo che sarà l'unico, non credo che sia stato l'unico e penso che anche nel futuro avrà ancora molto da raccontare. Questo sforzo editoriale oggi lo sottoponiamo ad un combattimento di idee. È arrivato il Presidente della Regione, grazie. Vieni qua che facciamo una foto assieme. Vieni. Grazie anche a Marsilio che ha potuto essere presente, ma questo lavoro che ci permetterà di rileggere l'Italia al passato e al futuro ci verrà reso comprensibile, leggibile, nella sua difficoltà dicibile, da Alessandro De Angelis, che è un prodotto abruzzese che si è fatto stimare ovunque in Italia quando ha raccontato sia ciò che accade nell'Italia delle decisioni, sia ciò che si dice nell'Italia delle opinioni politiche. Qual è il mio punto di vista per presentare il lavoro di Casini? C'era bisogno di uno scritto di Casini per cercare di capire e avere confidenza con quanto è accaduto in Italia? Secondo me sì. Perché secondo me sì? Perché è il punto di vista di un moderato che non ha rinunciato ad essere in alcuni momenti, permettimi Pier, radicale di centro, quando c'era bisogno di mantenere la posizione o c'era bisogno di spintonare la ragionevolezza. Io l'ho avuto gomito a gomito al Senato della Repubblica durante la passata legislatura e quello che mi ha fatto piacere e che mi ha colpito è che nei momenti di difficoltà che abbiamo avuto a ripetizione durante quei 52-54 mesi, la parola di Casini serviva ad avvicinare le distanze, le lontananze, a superare le irragionevolezze che a volte il ceto politico, anche quando è eletto, quando si fa momento di orgoglio, produce all'impazzata. Durante la scorsa legislatura abbiamo avuto tre capi del governo, che significa tre maggioranze, che significa
3 agende di priorità e ogni volta quando si dava luogo a quel momento generativo che è il voto di fiducia, durante e prima il voto di fiducia si determina la dichiarazione di voto, l'intervento delle principali forze politiche o figure politiche. Mi ricordo come adesso, non come un film, ma come diciamo una medaglia straordinaria, Casini chiedeva sempre per primo la parola, come a facilitare diciamo la fellowship di ragionamento successiva, e ci riusciva sempre. Qual è l'insegnamento che io mi porto a casa dalla lettura del libro e sono convinto anche dalla discussione che faremo? Casini tratteggia l'Italia del passato che serve all'Italia del futuro per questi 3 grandi elementi di valore. La politica non è un gioco, non è stata un gioco nel passato, non può essere un gioco adesso e non lo potrà essere neanche nel futuro. Serve attrezzatura, formazione, capacità di sentire con le parole del Papa attuale anche l'odore delle pecore di cui si fa parte come gregge, come comunità. Secondo dato: nei momenti nei quali una comunità nazionale riesce a fare passi in avanti, c'è bisogno che il Paese si ritrovi su un'agenda di priorità, di obiettivi che siano capaci di determinare l'interesse nazionale. Quando lui tratteggia una galleria di medaglie formidabili nel Novecento migliore, accanto al cognome, alla storia individuale, tratteggia anche gli obiettivi prioritari che sono stati perseguiti. Lui comincia con Fanfani, da eletto in Parlamento, e diciamo si ritrova nella contemporaneità, a distanza di 40 anni, con la Meloni. Due figure politiche molto lontane tra loro, sia per formazione che per arrivo all'impegno politico, eppure entrambe caratterizzate da una intensità di motivazione. Il terzo fattore che io colgo e mi riporto a casa è quello che adesso provo a dire, spero con adeguatezza di termini. Quando lui estrapola dalla sua memoria, in quel gennaio dell'anno che ha visto la rielezione di Mattarella come presidente, diciamo, a differenza della valutazione collettiva di tutti, compreso dello stesso Mattarella, viene accolto Casini alla Camera dei Deputati con un grande applauso, anche da coloro i quali lo avevano contestato, demonizzato, demitizzato, non nel senso di demita, Ciriaco, ma nel senso di togliere il mito ai giganti della Prima Repubblica, quelli che hanno avuto grande ruolo della Prima Repubblica. Quando si avvicina all'urna viene salutato da un saluto convergente di tutti e da parte di tutti, compreso da parte dei 5 Stelle, che si erano tratteggiati per incendiare il rapporto tra passato e presente. Dentro quella riflessione Casini colloca anche un altro ricordo che secondo me lo ha reso ricco di una ricchezza che non è sanzionabile dall'Agenzia delle Entrate, quando lui ha potuto accogliere Giovanni Paolo II da Presidente della Camera. Momenti straordinari che si coniugano con la sensibilità culturale, religiosa, etica della persona, che poi è un giacimento per cercare di superare le grandi difficoltà che riguardano sia la vita collettiva che la vita individuale. Concludo con una parola. Mi disse un giorno Casini, in uno dei momenti di pausa al Senato, facevamo riferimento a dei giganti della Prima Repubblica, Bisaglia, Rumor, Forlani, e mi disse: certo che però, se ripensiamo a quei grandi che si raccoglievano la mattina in chiesa per cercare anche di avere la conferma di una graduatoria di valori che sono poi le ragioni per le quali vale la pena impegnarsi. Ecco, su questo io devo dire che ho colto, pensando al passato, da parte sua, ma che io condivido, c'è stata una straordinaria classe dirigente. Cerchiamo di onorarla anche non disperdendola nella memoria collettiva. Grazie Pier, perché sei venuto. Grazie, grazie Luciano D'Alfonso. Presidente Marsilio. Grazie, grazie dell'invito, grazie per Ferdinando dell'onore che ci concedi con questa visita. Io ho conosciuto Pier Ferdinando direttamente in Parlamento, più anziano di me, più esperto di me, giovane parlamentare. Devo dire che la cosa che noti subito della persona
è una sua grande serenità che si è divertito anche a raccontare quando qualcuno alimentava la leggenda nera degli ex presidenti della Camera. Cioè, vedi come dove sta questa leggenda nera? Io sono ancora vivo e vegeto e tuttora, me lo diceva un paio di legislature fa, sta ancora qui, quindi ha maggior ragione oggi. E quindi almeno lui è la prova vivente che questa leggenda non funziona, e non funziona, almeno non funziona sempre. Ma per non tutte le persone poi della sua esperienza, della sua di lunga carriera, di lunga presenza parlamentare, si rapportano con la genuinità, la semplicità. Io ripeto, quando entro in Parlamento ero un peones, un giovane parlamentare, e devo dire che Pier Ferdinando non ha mai fatto pesare nei rapporti umani la sua statura, il suo pedigree, il suo curriculum, e lo continua a fare, credo, anche ancora oggi, lo vedo, quindi è un tratto umano molto importante che fa volere bene a Pier Ferdinando da parte di tutti e un po' da tutti, e credo che faccia bene così. Ma siccome non voglio essere solo smielato, io ho bisogno anche di raccontare alcuni episodi, alcune questioni. Intanto sta diventando un po' abituale che io venga invitato in questa sala a parlare, a presentare libri di coloro che si presentano come gli ultimi democristiani. È capitato con il tuo collega Gianfranco Rotondi, anche lui orgogliosamente sventola la bandiera di essere l'ultimo democristiano. Insomma, ce ne sono parecchi di ultimi democristiani in giro che in maniera immarcescibile rivendicano questa loro caratteristica e continuano, peraltro Rotondi è un altro evergreen, che anche qua un altro evergreen che ancora appunto è in Parlamento anche in questa legislatura, ha avuto modo insomma di poter tornare a dare il suo contributo, e anche in quell'occasione ho un po' avuto modo, di fronte a una platea appunto di parecchi vecchi amici e vecchi militanti, vecchi dirigenti della Democrazia Cristiana, di quel grande partito che fu, e delle varie, diciamo poi, come le vogliamo chiamare, derivazioni che ne sono scaturite nel tempo, e raccontare un po' la mia, diciamo, articolato rapporto da destra, da conservatore, con il mondo della Democrazia Cristiana, con il mondo della Prima Repubblica. Io ero ragazzo nella Prima Repubblica, cominciò la mia militanza politica. Se non sono, devo dire, ho un po' cercato di riassumere così, semplicisticamente, la faccio corta perché poi il protagonista è Pier Ferdinando e De Angelis lo intervisterà e noi li ascolteremo. Però potrei dire che non sono diventato, non ho mai aderito, non ho mai votato Democrazia Cristiana perché non ritenevo la Democrazia Cristiana all'altezza del suo compito, che essenzialmente doveva essere quello di rappresentare l'Italia della tradizione popolare, della tradizione cattolica, della tradizione nazionale, di un mondo conservatore che anzi molti esponenti, quasi tutti devo dire, della Democrazia Cristiana guardavano quasi con orrore, ma no, siamo progressisti anche noi, cedendo a un pregiudizio culturale che era quello dell'egemonia culturale di sinistra, secondo la quale le parole buone, i concetti buoni, le idee buone sono quelle che albergano da una parte, quindi non si può non essere progressisti, non sia mai, se no sei reazionario, sei cattivo, sei contro il futuro, contro il progresso, contro il sole dell'avvenire. E quindi questo, diciamo, produce anche, ha prodotto, soprattutto nella ultima fase della Democrazia Cristiana, una pronunciata, chiamiamolo così, subalternità, se non sudditanza culturale, che ha fatto piano piano abbandonare il campo su una serie di battaglie di principio, trasformando la Democrazia Cristiana magari dalla fine degli anni 70 e per tutti gli anni 80 fino alla fine della Prima Repubblica, in un partito che era principalmente visto, sentito, almeno per l'esperienza del sottoscritto, capisco che non è l'esperienza di tutti e non pretendo né di avere ragione né di imporla a nessuno, però è la mia esperienza di aver sentito e visto un partito che si occupava molto, diciamo, di gestione del potere e poco appunto anche di affermazione di principi, di ideali e di una reale alternativa alla sinistra socialista, comunista e così via. Poi nella persona di Pier Ferdinando c'è questa
parabola particolare. Io mi sono divertito a leggere un paio di passaggi, non ho ancora finito di leggere tutto il libro. C'è un passaggio all'inizio che io leggo con ingenua innocenza, facendo anche, diciamo, dando per buono, perché io conosco l'apertura mentale di Pier Ferdinando Casini, che a differenza di tanti che coltivano pregiudizi nei confronti dei cattolici militanti, non è per niente bigotto e non è per niente, diciamo, scandalizzato da nuove forme, dalla sessualità, diciamo, non ortodossa, non tradizionale. Però quando scrive, fa i nomi, cita i nomi dei figli e dice: sono figli di genitori divorziati, questo in tante circostanze mi ha fatto sentire in colpa, perché nessuna emancipazione e nessun nuovo modello sociale potrà mai compensare il valore di una famiglia vera. Io so che lui, scrivendo questo, non ha nessuna intenzione, come dire, di demonizzare o condannare moralmente altre forme di famiglia, altre forme di convivenza, altre forme di sessualità e così, rispetto a quella che lui pratica. Devo dire che mi sarei divertito a leggere le reazioni a una frase del genere se Pier Ferdinando Casini non fosse oggi un senatore del Partito Democratico, ma fosse, che so, parlo di un tuo grande amico e vicino anche di città, un giovanardi qualunque, di quelli che vengono sulla stampa progressista dipinti sempre con il grugno, mai sorridente, perché è il cattolico cattivo, quello che vuole mettere in galera i ragazzini che si fanno le canne, quello bigotto che non ammette altre forme, perché si crea la caricatura. Quando il cattolico scrive queste cose e non milita dalla parte giusta, e poi invece se subisce il lavacro del partito giusto, che su queste materie pensa bene e meglio degli altri, allora Pier Ferdinando Casini torna immediatamente presentabile, un moderato, una persona anche quirinabile. Io gliel'ho detto personalmente che non l'ho votato e non l'avrei votato, e magari ho anche lavorato perché non venisse votato, nonostante l'applauso che ha meritato e che è stato ricordato da Luciano D'Alfonso. Però io rivendico di aver fatto questa scelta con il mio partito, con i miei amici, che quando si è scelto, cioè, peraltro non ho votato neanche Mattarella, questo è chiaro, e l'ho detto al Presidente in persona prima di andare in Parlamento poi a votare, perché ritenevo che fosse giusto, diciamo, che ci fosse un altro Presidente della Repubblica. Però ricordiamolo anche quel passaggio: De Angelis è stato attento osservatore, il centrodestra ha provato a proporre delle candidature, diceva bene, come dire, con una certa finzione scenica, dice: ragioniamo, parliamo di qualche nome, certo devono essere personalità autorevoli, importanti, che abbiano profilo istituzionale, bene, il centrodestra si sforza e porta, diciamo, sul tavolo le più alte cariche istituzionali, la seconda carica dello Stato. È vergogna, ma ti pare che un Presidente del Senato possa essere messo? E poi chi è? La Casellati, ha troppi cognomi, che personaggio assolutamente inadeguato. Il Presidente del Senato della Repubblica, la prima volta che una donna presiede il Senato della Repubblica, la più alta carica che una donna abbia mai ricoperto nelle istituzioni repubblicane, non andava bene. Cioè, proviamo Franco Frattini, buonanima, oggi tutti commossi a ricordare oggi che è scomparso, ma quando il centrodestra prova a presentarlo come nome da far votare dal Parlamento, come persona capace di rappresentare l'istituzione, per carità, Frattini, amico di Putin, nemico della NATO, uno che è stato ministro degli esteri di una nazione occidentale, quasi diventato segretario generale della NATO, è diventato improvvisamente un mostro che avrebbe squalificato l'Italia, che l'avrebbe messa fuori dalle alleanze internazionali. Marcello Pera, un ex presidente del Senato, altra figura autorevole, uno che scriveva i libri con Joseph Ratzinger quando non era Papa Benedetto XVI, una statura intellettuale, un filosofo di chiara fama, ma per carità, ma ci proponete e così via, a, diciamo, demolire candidature e così via. Non voglio farla lunga, però per ricordare appunto quanto il pregiudizio oggi è ancora
quanto il pregiudizio oggi ancora condizioni il giudizio reale sulle persone. E io comunque, al di là del fatto che non avrei, per le ragioni che Pier Ferdinando conosce e che è facile intuire, votato per Pier Ferdinando Casini Presidente della Repubblica, che se lo fosse diventato lo avrebbe fatto in maniera assolutamente degna e capace, credo appunto che sia utile anche riflettere sulla storia che lui ci può raccontare per costruire in ogni caso una politica più rispettosa dei giudizi e non dei pregiudizi sulle persone e sulle posizioni politiche. Grazie. Grazie Presidente Marsilio. Allora, Pier Ferdinando Casini, fuori da finzione ci diamo del tu, no? In questa nostra chiacchierata. La regola d'ingaggio di D'Alfonso è che insomma ci dobbiamo divertire, quindi affrontiamo tanti temi, ritmi veloci. Marsilio ha messo già diversi temi che ti rigirerò nel corso della rosa, ma voglio partire dal libro. Ma prima di farti la prima domanda, siccome sapete come vanno le cose, uno fa la prima domanda e poi dicono sempre, però prima lasciami ringraziare la sala, e rimani sempre come un caciocavallo appeso, quindi se vuoi ringraziare e te la faccio dopo, perché già eri pronto ad appendermi come un caciocavallo. Grazie a tutti voi, grazie al Presidente della Regione, grazie al Senatore D'Alfonso e grazie, ma soprattutto, anche se ci possono essere idee diverse, è importante che ce le diciamo assieme, questa è già una cosa molto bella per me, perché amo la politica. Già hai fatto, pensavo... Che dobbiamo essere veloci. Allora, partiamo da qua, tu scrivi, ci sono dei momenti, fotografia, l'anno scorso, più o meno di questi tempi, no? Era il 29 gennaio del 2022, viene rivotato Mattarella, mica un fatto banale, insomma, no? Ricordate, dal punto di vista della seconda elezione, il secondo bis di un capo dello Stato, frutto della crisi dei partiti, nell'ambito di un governo d'emergenza, insomma, uno di quei momenti che si ricorderà nella storia. Scrive Pierre, ci sono, in quel momento, Pierre entra in aula, nell'aula di Montecitorio, per votare il bis, e per assistere alla sua proclamazione. In quel momento ho ricevuto un applauso caldo e inaspettato. Quell'accoglienza calorosa è stata come il pezzo mancante di un puzzle che completa il quadro. Le regala l'immagine finale, la soddisfazione di aver compiuto fino in fondo il proprio dovere. Sì, ma anzitutto io vorrei dire una cosa. Nel libro non mi siedo perché a me piace vedere la gente in faccia, per cui se mi consenti, se qui non c'è, io mi alzo, tu stai seduto. Che mi alzo pure io. Lui si è alzato, io mi alzo, lui si è alzato. Vedi, la differenza tra noi politici è che a noi piace vedere la pagina di me. Tu invece sei giustamente un giornalista. Vabbè, il giornalista resta seduto. Allora, io anzitutto vorrei chiarire che in questo libro non ho parlato del Quirinale, perché ho parlato solo di questo, perché è stato un applauso che mi ha dato soddisfazione. E dopodiché ho anche detto che la vicenda si era conclusa nel migliore dei modi, perché poi i tre quarti del centrodestra di allora votarono Mattarella con piena soddisfazione, per cui siamo stati tutti contenti. Ma il punto vero però di questa domanda, quello che mi consente di dare una risposta, è questo. Io perché ho scritto sto libro? Perché non si capisce, non è che io sono uno scrittore talmente importante che... No, non ho mai scritto nessun libro. È vero, la Mondadori mi ha chiesto di scrivere questo libro. Io alla fine ho ceduto e l'ho scritto, e perché l'ho fatto? Perché, apro parentesi, io ho scritto il titolo, c'era una volta la politica, la Mondadori, poiché ha senso del marketing, mi ha aggiunto, parla l'ultimo democristiano. Evidentemente di ultimi democristiani siamo in tanti, per cui non è che io sono l'ultimo democristiano. Però perché io ho scritto questo libro? Io ho scritto questo libro perché ritengo sia doveroso restituire l'onore politico a chi ha dedicato alla politica la propria vita, sia esso democratico cristiano, comunista, missino, cioè io non ho l'idea che la mia idea sia superiore alla sua o a quella di qualcun altro. Io ho l'idea e il rispetto per tutti coloro che credono alle proprie idee, qualsiasi esse siano.
C'è stata un'epoca, certo la politica, gli errori che diceva Marsiglio li ha fatti, c'è stata un'epoca in cui si teorizzava la fine della politica in nome di che cosa? Dell'antipolitica. Questa illusione è miseramente franata e questa illusione oggi ci deve far fare i conti con la realtà. La realtà qual è? Non c'è un modo per contribuire alla vita della società diversa da quella del fare politica. Allora il mio titolo, e ho finito, C'era una volta la politica, è un'evocazione e una speranza. L'evocazione che torni quella politica, quale? E allora lo dico perché così, non la politica democratica cristiana, perché parliamoci chiaro, io credo che la storia della DC finisce col 1989, con la caduta del muro di Berlino, con condizioni internazionali che non ci sono più. Io penso che debba tornare una politica basata sulla competenza, sulla professionalità, sul radicamento territoriale. Io ricordo la prima volta che ebbi il piacere di conoscere Remo Gaspari. Mi sento chiamare, ma sarà capitato anche voi, perché io entrai in Parlamento che c'era Almirante, che c'era Natta, e chiacchieravo con entrambi, che pure erano molto distanti da me, ma io avevo una grande curiosità, parlare con Almirante, parlare con Natta che mi parlava in latino. Allora gli dico: ma Presidente, perché continui a parlare in latino? Ma tu hai fatto il classico, il Galvani? Io ho detto sì, ma io non capisco niente del latino, per favore mi parli in italiano. Allora, la prima volta mi invitò, agissi alla festa dell'amicizia e io arrivai a casa sua e la prima cosa che mi colpì fu che nel salotto c'erano 100 persone, una accatastata all'altra, le bibite, le cose. Ma dico, qua c'è una festa? No, era la normalità, era il rapporto con la gente di un signore che era ai vertici dello Stato. Dopodiché giriamo per il paese, mi vuol far vedere il paese, e avevo un blocchetto note, se si segnava tutte le buche che c'erano, le cose. Allora, certo, quella è un'epoca finita, non è un libro di nostalgia, ecco, ma è un libro di restituzione di una memoria che credo, con cui tutti dobbiamo fare i conti. Infatti, adesso gentilmente, diciamo, resta seduto, lo perdonerete che avessi seduto, così chiacchieriamo un po'. Infatti ti provoco, secondo me la casa editrice ha sbagliato il titolo, io sono un esperto, diciamo, nel fare i titoli, perché potrebbe indurre a pensare che è un libro di nostalgia, no? Quando c'era la politica. Invece secondo me non è un libro di nostalgia, anzi è un libro che al tempo stesso contiene una denuncia e un appello, no? E l'appello sta quando tu citi Don Milani. A che serve avere le mani pulite se le mani restano in tasca? E dici ai giovani, alle classi dirigenti di oggi, sporcatevele, no? Che Don Milani, appunto. Che cosa significa oggi sporcarsi le mani? Ma significa quello che significava ieri, con la differenza che ieri c'erano delle contrapposizioni ideologiche che favorivano il confronto politico. Cioè, era più facile che i giovani sentissero il richiamo della politica, i giovani di destra, i giovani di sinistra, meno i giovani di centro, perché c'era, ma era facile che ci fosse un'attrattività della politica. Oggi è più difficile, ma perché? Perché non ci sono più i partiti, perché i partiti tradizionali sono stati sostituiti ai partiti personali. E devo dire che questo fatto io lo vedo negativamente, perché poi è la ragione per cui va a votare il 40% di persone mentre ci andava l'80%. Ora, è vero che capita in tutto il mondo, ma la democrazia è in crisi in tutto il mondo, e non è in crisi solo perché Putin la minaccia dall'esterno, perché non può accettare che la democrazia contagi la Russia, ma è in crisi anche interna, perché quando vediamo il congresso americano assaltato dai sostenitori di Trump, o quello brasiliano dai sostenitori di Bolsonaro, capiamo che c'è qualcosa che non fila. I malati siamo anche noi.
Cioè, a chi in Italia, adesso con tutti i difetti che abbiamo noi italiani, verrebbe in mente di assaltare il Parlamento perché ha vinto la Meloni? Ha vinto la Meloni, è la mia Presidente del Consiglio. Io faccio opposizione in Parlamento alla Meloni, ma quando va a Kiev sono orgoglioso perché il mio Presidente del Consiglio. E questo è il senso della democrazia. Facciamo la battaglia, ci contrastiamo, però le istituzioni vanno rispettate. Sia il governo Meloni contiene una novità. Siccome tu dici l'antipolitica tornerà, secondo me ce n'è ancora tanta e ancora non se n'è mai andata a casa, però il governo Meloni ha la novità che è il primo governo, virgolette, eletto dal popolo, poi sappiamo tutti, il Parlamento, il governo va in Parlamento, ok, però siamo capiti, dopo 10 anni in cui si è rotto, no? Sin dai tempi dell'ultimo governo Berlusconi, il nesso tra governo e sovranità popolare, no? E i governi sono nati tutti in Parlamento, anche alcune soluzioni di emergenza, eccetera, eccetera. In questo, secondo te, il governo Meloni, per queste sue caratteristiche, chiude in un certo senso la crisi italiana? Oppure ne è un'ulteriore tappa? Oppure stai a vedere? Oppure dici tu? Dire che è un'ulteriore tappa significa dare una sentenza definitiva che semmai uno dà alla fine dei 5 anni, non lo può dare dopo 5 mesi. Il problema vero è questo. Tutto sommato è positivo di questa vicenda il fatto che ci sia un Presidente del Consiglio che ha una maggioranza solida e che, come capita nelle democrazie che funzionano, risponderà dopo 5 anni. Cioè, voi avete un Presidente a regione, risponderà quando ha finito il suo mandato. Nessuno può pensare che la regola che vige in un paese sia quello di azzopparlo dopo 2 anni e mezzo. È chiaro che in questo senso è più limpido il funzionamento, però voglio dire, quando noi in Parlamento abbiamo dato vita dei governi, e io lo dico nel libro, come Monti o come Draghi, non è che abbiamo espropriato la democrazia, non c'erano delle maggioranze chiare. Noi abbiamo avuto quella che io definisco la legislatura più pazza del mondo, quella che... Cioè, io non ho mai visto una legislatura così pazza. L'ultima. Beh, l'ultima. È stata, cioè l'ultima parte con il governo dei 5 Stelle e della Lega, che erano stati cani e gatti, poi il governo della 5 Stelle e del PD, dopo i fatti, una cosa allucinante, poi un governo con la Lega, Forza Italia e PD. Infatti, devo dire che il vantaggio di cui ha usufruito Fratelli d'Italia alle elezioni è stato quello di essere fuori da questo schema. Però non è che le regole della democrazia non hanno funzionato, hanno funzionato comunque benissimo, perché il Parlamento... Però ti voglio fare una domanda proprio che da democristiano in purezza, ok? Che cosa ci dice questa legislatura anche più pazza del mondo, no? Che... In fin dei conti i 5 Stelle non sono quelli di 5 anni fa, no? Nelle parole d'ordine, nella postura, nell'atteggiamento, eccetera. Cioè il governo e quella che una volta si sarebbe chiamata la pedagogia della realtà fa crescere, che è quello che ha detto il Capo dello Stato, per esempio, nel suo discorso dell'ultimo anno. Questa è una grande lezione. Allora, quando i 5 Stelle anche sono molto perché ti ho detto democristiano, questa è una lezione, sì, anche molto morotea, no? Quando che la democrazia include. Quando i 5 Stelle sono arrivati in Parlamento non ci salutavano fisicamente. Esatto. Io ricordo che una, vi confesso, delle giornate più tristi che ho affrontato è stato quando ho visto Fico che andava in autobus in Parlamento. Ma mi sono depresso, ma non perché Fico quell'autobus chiaramente lo prendeva demagogicamente e non l'ha mai più preso negli altri, ma com'era giusto che non lo prendesse, perché era un po' singolare. O Di Maio che teorizzava che lui faceva il ministro degli esteri ma andava in seconda classe. Immaginatevi come arriva in seconda classe in Cina il ministro degli esteri, che deve trattare questioni che riguardano l'interesse nazionale coi cinesi che si mangiano uno vivo dopo 25 ore di viaggio in seconda classe. Ma quante volte è andato in seconda classe Di Maio? Le prime 2 volte. Poi ha preso gli aerei di Stato, come era giusto che prendesse. Allora,
questa demagogia si scontra con la realtà, perché la realtà non può che essere un'altra. E tra le cose della realtà che io constato, se tu hai un libro, è questa frase che io riporto alla fine, che è un motivo di soddisfazione per me, ma che io vi invito ad ascoltare bene, perché da un lato la missione per loro e dall'altro anche, questo libro non parla di Casini. Certo, parla di Casini perché sono io, parlo dei miei figli o delle mie esperienze personali perché sono le mie, ma io penso che parli di una parte di noi, di gente che ha fatto questo tragitto. Al 29 gennaio 2022 alle 23:10 fu raggiunto da un messaggio WhatsApp di uno dei leader più importanti del Movimento 5 Stelle. Ti staranno scrivendo in tanti, immagino. Io ti dico solo che sei stato un signore. Ti racconto una cosa. Alle medie avevo una professoressa di letteratura che ogni giorno alla sua prima ora chiamava la lavagna uno di noi per commentare le notizie del giorno. Questo ci costringeva a guardare i TG o a sentire la notiziaria la mattina. Ho sentito allora per la prima volta il tuo nome e ho iniziato a seguire la politica. Il mio movimento ha fatto di tutta l'erba un fascio, la casta. Insomma, per fartela breve, sei tra le persone che più mi hanno fatto pentire di aver pensato certe cose. Sei tra le persone per le quali è più alta la differenza di ciò che pensavo tra quando sono arrivato e ora. Allora, qua, se noi ci pensiamo bene, lasciate perdere che questa cosa si rivolga a me, ma questa cosa, quel signore che ha scritto, che era uno dei ministri di 5 Stelle, si poteva rivolgere a tanti politici che loro pensavano fosse il male, quando hanno conosciuto, esatto, hanno visto, sì, è quella che ti dicevo, non siamo dei santi, è quello che non vorrei che ci sia un progetto di santificazione. È quello che ti dicevo, la pedagogia della realtà, di qui la naturale domanda successiva: applichi questo metodo, cioè pensi che anche che questo sia valido anche per il governo in carica e anche per Giorgia Meloni? Anche Giorgia Meloni ha eccitato molto gli aspetti. Ti faccio un esempio brutale: quando nel 2015 diciamo c'è una strage nel canale di Sicilia e c'è il governo Renzi, il governo non c'entra nulla con quella strage, Giorgia Meloni va lì a fare una dichiarazione, secondo me, del tutto inopportuna, per usare un eufemismo, cioè dice il governo andrebbe indagato per strage colposa. Oggi lei si trova davanti al caso di Crotone, giusto? Allora, ecco, anzitutto, allora, e se uno dovesse usare il metodo Meloni con Meloni, ed è giusto non usarlo, voglio dire, la fatica del governare ti spinge a cambiare, no? Ma il, i primi 100 giorni sono questo? Sono questo i primi 100 giorni? Se prendete Marsilio, così gli restituisco la frecciatina che mi ha dato inizialmente, e prendete tutte le cose che ha detto in campagna elettorale, ma no, ma è naturale, ma non è un problema suo, è un problema mio. Se io fossi presidente della regione Abruzzo, direi inevitabile, l'avrà fatto anche lui quando era presidente della regione Abruzzo, quando era sindaco. Cioè, ciascuno ha un principio della realtà con cui si applica quando governa. Chiedete a Marsiglio o ad Alfonso se era più facile fare l'opposizione o stare fare in maggioranza. Non c'è bisogno che prendiamo De Gasperi. Cioè, è logico per tutti. Per cui il tema che tu... A parte che il governo della Meloni c'ha 11 ministri che erano già nel governo di Berlusconi, per cui rispetto a 5 Stelle il paragone non si può fare. Ma a parte questo, la Meloni è una politica oggettivamente strutturata, non è che sia una sprovveduta che arriva lì. Ha fatto una militanza, ha fatto un percorso, io la rispetto per questo e devo dire che posso non condividerla, ma questo fa parte di una dialettica politica. Allora, oggi, ad esempio, il tema dell'immigrazione. Questo è un problema gigantesco. Se uno volesse fare polemica politica direbbe: ma gli sbarchi sono aumentati da quando c'è il governo Meloni. E uno del governo Meloni potrebbe dire: allora non è vero che siamo così cattivi con gli extracomunitari. È vero tutte e due le cose. Il problema, la realtà, è che non è che sono aumentati perché c'è la Meloni, sono aumentati perché ci sono condizioni internazionali tali che rendono impotente la Meloni come rendevano impotente Renzi, e come in presenza di un'assenza europea
rendono questa tematica difficilissima da affrontare. Guarda, su questo secondo me che tu poni adesso è il tema chiave, e dammi un minuto e ti ci voglio fare una domanda, perché riguarda sia il governo italiano sia la guerra. Però tu, che sei stato presidente della Camera, sei un uomo delle istituzioni, voglio farti una domanda sulle parole, sull'uso delle parole, perché noi qua abbiamo un ministro, che è il ministro dell'interno, che ha fatto una dichiarazione che, a mio giudizio, entra, posso usare un'espressione forte, negli annali della vergogna, perché su quella strage di Crotone dire la disperazione non può giustificare viaggi pericolosi per i figli significa dire che è colpa dei morti, e questo in un paese civile, a mio giudizio, non è accettabile. Io ti do la mia opinione, perché la voglio dire anche da opinionista, da cittadino, e ti chiedo a te. È una dichiarazione che fa il paio con quando il ministro dell'interno Claudio Scajola disse che Biagi era un rompicoglioni e fu costretto poi a dimettersi. Quindi, secondo me, Piantedosi si deve dimettere. La domanda è se lo ritieni anche tu. Scusami un minuto. Mi limito a darti la risposta che ho dato ieri ai giornali, non mi fare dire di più, perché non dico di più. Poi, sai, in questo caso faccio come Forlani, che diceva: potrei parlare delle ore, ma se non voglio dire, non dico. Lo so bene che fai così. Io conosco, per questo ho molto forzato. Conosco Piantedosi da 40 anni, ha servito nella mia città come funzionario dello Stato ed è sempre stato ed è una persona per bene. Ha detto una frase assolutamente infelice, credo che il primo che se ne renda conto è proprio lui, come se ne sono resi conto tutti. Da che deduci che se ne è reso conto? Non vado. Da che deduci che se ne è reso conto? Non vado oltre. No, altre domande. Non no, la domanda è da che, no, la domanda è da che deduci che se ne è reso conto, se neanche ha sentito il dovere di dire scusate. No, questa risposta. Non so se Forlani avrebbe risposto così. Io penso che se ne sia reso conto. Benissimo. Andiamo al problema immigrazione. È anche vero che tu dicevi l'immigrazione è un problema che ci ha avuto Renzi, eccetera. Peccato che durante il governo Renzi gli sbarchi erano sotto controllo con Marco Minniti, diciamo che è stato, tu nel libro scrivi essere stato un ottimo ministro dell'interno, qui non pensi che qui c'è un problema europeo, ma non pensi che ci sia anche un problema del governo italiano? Io penso che Marco Minniti sia stato un ottimo ministro, credo che la sinistra debba fare i conti con Marco Minniti, perché questo è un atto di giustizia anche nei confronti della persona, che non merita di essere liquidato quasi col marchio dell'infamia, e credo che la domanda qual era? Se c'è un deficit di politica del governo, cioè qual è la... Ma c'è un deficit di politica di tutti, perché il problema di questo scusate, io sarò, non voglio essere buonista a tutti i costi. No, ma non mi parla di tutti. Io ti ho fatto la domanda del comunitari e il problema degli sbarchi sono l'epicentro delle divisioni politiche tra i partiti e ciascuno pensa di utilizzarli per avere un decimale di consenso in più o in meno. Un problema drammatico non si risolverà mai, si acuirà solo. Questo è il punto. Questo è il punto, è come sul terrorismo. Il terrorismo che noi abbiamo affrontato, qual è il merito che io dico anche in questo libro, che ad esempio alla sinistra, il Partito Comunista del passato, durante l'epoca del rapimento Moro, che quando c'erano dei circoli intellettuali che dicevano non è con lo Stato né con le Brigate Rosse, il sindacato e il PC fecero la scelta di difendere lo Stato e di non essere equidistanti. Quella sfida là era una cosa epocale, drammatica per le istituzioni. Oggi noi abbiamo una denatalità in Italia e in Europa totale, milioni di persone che premono per il bisogno ai nostri confini e i cui arrivi non saranno arrestati facilmente, perché nessuno c'ha la ricetta miracolosa. No, ma io voglio... Oggi ti trovo particolarmente prudente nell'esprimere giudizi. Ma diciamo, no, io sono sempre stato così. No, nell'esprimere giudizi sul governo. Marsilio mi ha fatto dire che ero prudente, no, perché ho detto che i miei figli separati e che mi sentivo in colpa. Allora, ma io sono l'ultimo democristiano o no? Scusami. Allora vatti a prendere un comunista. C'è un problema europeo sull'immigrazione.
Però qual è il problema? Tu sei un esperto veramente di tematiche internazionali, quindi vorrei anteporre la tua expertise alla prudenza. Il problema qual è? È che è saltato in Europa il meccanismo delle famose relocation, giusto? Dei ricollocamenti. Benissimo. Perché è saltato? Perché per fare, siccome non sono tutti uguali, Pierre, come tu ben sai, per fare un favore ad Orban che dice gli immigrati sono affari vostri, no? È saltato quel meccanismo. Cioè ai tanti Salvini e Meloni di Europa. Adesso il governo italiano non ha la forza di dire ai suoi amici ungheresi e polacchi cambiamo rotta, anche perché nel frattempo i polacchi e gli ungheresi si stanno prendendo una vagonata di profughi dall'Ucraina, quindi la Polonia dice io ho preso 4 milioni di profughi, i barconi sono affari vostri, quindi il problema in Europa è tecnicamente irrisolvibile, ma questo non è un problema della storia, perdonami, questo è un problema del sovranismo, si può dire questo? Si può dire questo in parte. L'unico sovranismo che noi dobbiamo praticare è il sovranismo europeo. Il sovranismo nazionale non porta da nessuna parte e i fatti di questi giorni lo dimostrano. Io nel libro parlo di De Gasperi che prima di morire nel 1953 dice un'Europa non resisterà se non c'è un polmone accanto all'economia e alla moneta, un polmone, diciamo, un'anima di politica estera e di difesa. Questo è ovvio, ed è ovvio anche che la Meloni, spero, faccia i conti con un principio della realtà e capisca, ma io oso dire ha già capito, che il suo interlocutore in Europa non può essere Orban, che non solo ha interessi del tutto diversi dai nostri, ma basta pensare a quello che fa con l'Ucraina, è l'unico che in Europa sostiene le ragioni della Russia e di Putin. Non credo che la Meloni da questo punto di vista vada dietro a Orban, e non ci va, come non c'era andato, perché questo è l'unico merito vero che io gli posso attribuire, anche quando era l'opposizione. Perfetto. La postura atlantica del nostro paese, perfetto, da Draghi alla Meloni è rimasta inalterata. E anche il libro su questo leggetelo, perché è un inno all'Europa in maniera non retorica. Però non mai dietro ad Orban. Ma io ti chiedo, nel giudizio, questa domanda è importante, io ti chiedo, nel giudizio dell'europeismo del governo, lei ha un approccio di grande freddezza con Francia e Germania e di grande calore con la Polonia. Quando lei è andata dal presidente del Consiglio polacco e ha detto, va bene, sulla NATO e sull'Ucraina noi siamo d'accordo, e questo è un dato, ma abbiamo la stessa idea di Europa? E qua io mi pongo un tema. Se noi abbiamo la stessa idea di Europa dei polacchi, non è un problema? La mia idea è che noi dobbiamo stare, come nella storia siamo sempre stati, nei momenti importanti con Germania e Francia, che sono gli interlocutori storici del nostro paese e che sono anche quelli che tirano la carretta dell'Europa. Però, se vogliamo essere sinceri e anche obiettivi, la Germania e la Francia non ci hanno dato una grande mano neanche negli anni passati in cui governava Renzi o Gentiloni sul tema dei migranti. Perché? Perché noi all'epoca di Berlusconi accettammo delle regole penalizzanti per l'Italia e che oggi nessuno vuol mettere in discussione, perché quello che sarebbe un vantaggio per l'Italia è uno svantaggio per tutti gli altri. Per cui il tema è un tema molto profondo e che ha radici anche non banali nel passato. Dai un consiglio allora, perché qui però noi abbiamo una novità, perché un'altra cosa, i francesi. Ecco, i francesi, la Meloni forse non è tanto calda con i francesi, ma i francesi non sono tanto caldi con la Meloni, perché è chiaro che sdoganare la Meloni del tutto per Macron significa sdoganare la Le Pen. Esatto, Macron quando vede la Meloni vede la Le Pen, non c'è dubbio, e anche quando non c'era la Meloni diciamo che la Francia nei nostri confronti non è stata mai particolarmente eccetera. Ma tu che sei un politico in questo molto raffinato e attento alla diplomazia, tu che cosa suggeriresti per esempio al Presidente del Consiglio? Perché nei nostri rapporti con la Francia c'è una novità mica da poco, che è il famoso trattato del Quirinale che ha fatto il governo Draghi e che stabilisce ampi margini di cooperazione eccetera eccetera. Cioè tu Perché nasce l'asse franco-tedesco siamo fottuti, si può dire, no?
l'asse franco-tedesco non è mai morto, però non è più neanche all'ordine del giorno come nei termini tradizionali. La realtà delle cose è che noi dobbiamo navigare facendo di tutto perché in Europa vadano avanti le idee di una più forte integrazione. Se queste idee vanno avanti, noi ne abbiamo vantaggio. Se prevalgono i sovranismi alla Orban, vengono bloccate queste idee. Il ruolo dell'Italia non è certo rafforzato, ma io ho la speranza che questo sia chiaro dopo qualche mese di governo anche ai nostri governanti. E comunque noi dobbiamo far di tutto perché sia sempre più chiara questa cosa. Dopodiché la ricetta non ce l'ha nessuno. Ah, non c'è dubbio. Perché è ovvio. Io faccio una considerazione generale. Quando sono nato io nel 55, cioè 65 anni fa, 67 anni fa, l'Europa era la metà del PIL mondiale, oggi è il 20%, per cui se va avanti da soli non ce n'è neanche per la Germania e per la Francia. Cioè il tema dell'unità europea è un tema inevitabile anche per loro, e credo che questo sia un fatto molto importante per la politica. Senti, normalmente quando in TV si parla di guerra gli ascolti cadono, però io una domanda te la voglio fare perché voi secondo me la volete e comunque va fatta. Vogliamo fare un discorso di verità su questa vicenda della guerra? Ormai siamo a un anno di guerra, fondamentalmente, no? E sarà ancora lunga, no? Se tu, l'ultimo discorso che ha fatto Putin segnala un salto di qualità, no? Un'offensiva di primavera a cui farà fronte una controffensiva ucraina, e quello solo sul terreno della guerra combattuta sul campo. E poi ci sono quelli che i tecnici chiamano i tanti terreni asimmetrici della guerra, come l'Africa, dove Putin è particolarmente attivo, no? Ecco. E in questo momento è inutile, cioè quando si dice l'iniziativa diplomatica, sì, ma molto dipenderà dall'esito sul terreno dei prossimi mesi, o sbaglio? Fino al momento in cui Putin non capirà al 100% che non ha nessuna possibilità di prevalere, la possibilità della pace è zero. L'unico modo per riuscire ad avere la speranza di un negoziato di pace è che Putin si rende conto che non può prevalere sul terreno. Devo dire che questa vicenda è drammatica, ma io sono convinto che gli ucraini stiano lottando anche per noi. Per noi ci siamo illusi, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica, che il comunismo potesse compatibilizzarsi con la democrazia. Cioè, scusate, che la Russia potesse perché il comunismo in quei termini. Purtroppo dobbiamo prendere atto che dalla Georgia al Donbass, alla Crimea, le uccisioni dei giornalisti in Russia, l'avvelenamento di Navalny, Putin non può accettare che la democrazia vada avanti nel suo mondo. E per fare questo io sono convinto che Putin abbia constatato che l'Occidente, che noi eravamo deboli. Io sono convinto che una cosa che ha spinto Putin all'azzardo sull'Ucraina è stato Kabul. Perché quando noi ci siamo ritirati da Kabul, la sensazione, il messaggio è stato: l'Occidente non difende più nessuno, sciogliamo le righe. E questo ha provocato l'azzardo e l'affondo di Putin. Questo affondo, grazie a Dio, ha risvegliato le coscienze dell'Occidente e abbiamo avuto una capacità di reazione che è una capacità fondamentale per difendere un sistema di valori e non accettare che l'aggressione a un paese libero diventi la regola su cui si definiscono i rapporti di forza nei prossimi anni nel mondo. Questo è un punto fondamentale. Io lo voglio dire anche alla Schlein. Io non ho votato alle primarie del PD, ritengo che siano comunque un fatto positivo, perché quando un partito... E qua c'è un problema serio. Mobilita però per io credo che sul tema dell'Ucraina non ci possano essere dei se o dei ma. Però, visto che hai portato sulla Schlein, io penso che, dimmi se condividi questa analisi, chi ha votato la Schlein nel voto, quello che ha determinato la novità, non c'è dubbio che c'è chi dice stop all'invio delle armi, no?
anche lei si trova in una situazione, in questo c'è un destino parallelo con quello che dicevamo di Giorgia Meloni, no? Tra le aspettative e la realtà che dovrà fare. Ma io penso che se lei dice no alle armi, il PD si spacca il minuto dopo. I leader devono scegliere, i leader devono scegliere i nodi, e se tu leggi bene in questo libro, a che ti consiglio, lo so a memoria, adesso ti faccio pure le domande su qualche aneddoto. Potrai capire che io ho scritto nel libro che a volte la storia ci riserva sorprese, per cui gente di sinistra fa la politica di destra, gente di destra fa la politica di sinistra, per cui aspettiamo a fare le previsioni sulla Schlein e vediamo. Oh, questa è una risposta, no, fate un applauso su questa risposta e vi spiego perché questo è Casini. Allora, leggendo il libro, per esempio, io sono arrivato a una regola universale. Noi ci sfottiamo, Casini dice che io sono troppo comunista, eccetera. Ma no, lo vedo una... quasi quasi pronto a sfidare Marsiglio tornando nella sua realtà. Ma neanche, no, ma Marsiglio, ma assolutamente vedo... no, dice... no, no, ma ti vedo, bene, ti vedo così tonico bene, stasera. Lui, no, ma cioè, questa è la... dici che io sono missivo, ma tu sei tonico. È l'aria abruzzese, ragazzi, sento il richiamo della... della foresta. Allora, dicevo, però... su questo c'è un elemento su cui io credo che anche quelli di sinistra devono apprendere dai democristiani, perché se voi vedete il libro è una... scusami, quelli di sinistra chiedi qua e a destra se voi leggete il libro è una carrellata piena di aneddoti di tutti i leader che sono, diciamo, giganti, no? Allora, Fanfani, La Piva, Moro, Colombo, poi c'è Forlani, eccetera, tutta una classe dirigente di una certa cosa. E, insomma, se voi li vedete, però, tranne forse Fanfani e Moro, che giustamente i due cavalli di razza della democristiana sono quelli per cui Casini, a cui Casini, che Casini loda di più, su tutti gli altri c'è sempre un appunto, c'è sempre Cossiga che l'ha chiamato per furbi, non gli piace, con Andreotti tutto sta muove, non ci stava, però c'è un grande rispetto, eccetera. E da là ho capito qual è la lezione universale, che siccome i cattolici come Pierre hanno risolto a monte il problema col principale, inteso come il Padre Eterno, tendono a non investire di doti messianiche il leader che incontrano, mentre ho notato, anche tra molti che sono vicino al mio cuore, che tendono a vedere nei leader del momento delle specie di Dio in terra, diciamo, e non sempre è andato bene. Secondo me, su questo sbaglio, secondo te? Dunque, prima di tutto vi dico una cosa, i leader messianici si incontrano quando si è giovani. Quando io avevo 20 anni, Carlo, ti ricordi, noi avevamo, cioè, solo il fatto che si accostasse Fanfani, avevamo un tremore. Raccontala io, di quando ti ha corretto Fanfani. Mi corresse, mi chiamò, avevo presentato un regolamento dei GIP in direzione, mi chiamò e con una grande matitona rossa e blu incominciò a segnarmi, disse: torna tra una settimana e fai i compiti. Ma voglio dire, noi erano stagioni diverse della propria vita. Quando tu hai 20 anni, chiaramente guardi le altre persone. Quando tu ne hai 60, chiaramente, l'altra sera mi hanno detto: ma il suo leader la Schlein? Ho detto: scusi, con tutto rispetto, 20 anni il mio leader era Fanfani. A 24 Zaccagnini, secondo lei a 65 bisogna del leader della Schlein? Onestamente, no, con tutto però rispetto, secondo me, con tutto rispetto, ma voglio dire, però secondo me perché tu è naturale. Neanche è a 20 anni, tu secondo no, me. No, questo. L'altra cosa che voglio dire è questo. Io in questo libro dico che ci vuole un grande senso del limite. Noi non siamo padroni della vita e della morte, noi non siamo artefici del nostro destino. Il nostro destino è quello che un politico sano deve fare, è avere il senso anche dell'autoironia, perché i cimiteri sono pieni di gente che si riteneva indispensabile. Allora, il tema di fondo, poi se vuoi che facciamo invece un discorso serio, io cito una frase, non so se questa frase sarebbe, Marsilio, detestabile oggi per una parte non vicina a te ma vicina a me della politica, ma è quello che penso, per cui me ne frego e dico quello che penso. La frase è questa, quella che la frase me ne frego. No, la frase è questa. Io lo dico nel libro, una frase
credetemi, questa è una frase per me fantastica, ma anche per chi non crede, chi non ha il dono della fede. Sant'Ignazio di Loyola diceva: bisogna operare molto, come se tutto dipendesse da noi, e pregare di più perché tutto dipende da Dio. Ora, al netto dell'elemento spirituale, è così, è la nostra vita. Cioè, noi possiamo fare tante cose, poi vedete quello che è successo oggi, purtroppo, che abbiamo ricordato all'inizio del nostro collega. Ci sono cose misteriose che capitano e che, in qualche modo, in cui noi non siamo attori. Allora, io ho avuto grande rispetto per i nostri leader, ma ho avuto rispetto anche per gli altri, per quelli che hanno seguito, perché poi ho litigato tanto con Berlusconi, ma con per esempio Berlusconi... tu dici che il tuo modello da presidente della Camera non era Nilde Iotti. Ma Nilde Iotti è stata grande. Io ricordo quando Nilde Iotti litigava col PC, e il PC di allora era una chiesa, per difendere la terzietà del Presidente della Camera. Per me è stato un grandissimo Presidente della Camera Nilde Iotti, a parte che era una regina, aveva un carisma enorme. Ma io devo dire, ripeto, è chiaro, io sono un democristiano, ho scritto questo libro da democristiano, ma questo libro è la storia di una generazione che ha fatto politica. Io Gianfranco Fini, in questo libro, lo tratto con grande rispetto. Ciao. E sostanzialmente gli attribuisco una responsabilità di avermi detto una bugia, e lo scrivo, quando mi disse non entrerò mai nella PDL, poi mi chiama Berlusconi, che ero in treno con mia moglie per andare a fare l'ecografia a Bologna, e mi dice c'è qua Fini, è entrato nella PDL, o tu entri nella PDL oppure sei fuori. Io dissi guarda, sono fuori di sicuro, e poi chiamai Gianfranco e dissi ma Gianfranco, ma sei, ma sai, ma qua, poi in privato, se qualcuno è interessato, spiegherò cosa mi disse. Lì tu dici una cosa: questo libro secondo me è molto severo su Berlusconi. No, ma non è severo. Ho detto che la rivoluzione liberale, aspetta, purtroppo non si è fatta, esatto, perché c'aveva due problemi, della giustizia e il conflitto di interesse che ci ha zavorrato. Questa ormai è una realtà. Questo è ovvio, però sto di che è severo, un giudizio dei giudizi severi. E tu dici, rivendichi un copyright di una frase, diciamo, che poi ha detto, no scherzo, rivendichi il copyright di una frase che ha detto Giorgia Meloni durante poi la formazione del governo, che tu hai detto i nostri valori non sono in vendita, i miei valori non sono in vendita, è la cosa che ha detto la Meloni, ma la Meloni, io faccio constatare, però lui dice che l'ha detta vent'anni dopo, Berlusconi, quando... era Berlusconi, ecco, esatto, quando gliel'ho detto io era Berlusconi, quello vero, di vent'anni fa. Aspetta, non solo gli ha detto non sono in vendita, ma a proposito della concezione politica che ha Berlusconi, lui ha anche detto, perché Berlusconi, questa è una notizia, un retroscena, Berlusconi a un certo punto gli dice, perché gli offre di guidare Forza Italia, e lui dice: Silvio, mi piacerebbe tanto lavorare con te, lo farò solo quando mi tirerò dalla politica. Cioè, però dice, pensavo Berlusconi, di ritirarmi prima, perché adesso va di pensione. Però dice Berlusconi, Berlusconi li vede evidentemente come dipendenti, questo volevi dire. No, ma aspetta, qua la domanda è questa: secondo me qui tu ti senti da Berlusconi, c'è un elemento di tradimento di fondo storico, cioè tu dici: io dopo la fine dopo il crollo del muro di Berlino, no, penso che in Italia si debba creare un bipolarismo tipo tedesco, CDU e SPD, no? Cattolico, democratico, conservatori da un lato e socialdemocratici dall'altro, e questo compito quando scende in campo lo deve fare Berlusconi. Poi Berlusconni si perde dietro gli affari suoi sostanzialmente, e qua insomma tu su questo è il rimprovero che fai, ma no? È questo, è esattamente questo, che poi è la ragione per cui uno dice ma tu perché sei andata a destra poi centro-sinistra. Io ho cercato di radicare il bipolarismo italiano con un polo che nascesse, diciamo, come in Germania Kohl, con un'alternativa di un socialismo democratico come era Schmidt, Schröder, Brandt, eccetera. Cosa che è riuscita in Germania e in Spagna e che non è riuscita in Italia. Ma la dimostrazione, tutto sommato, tra virgolette, che storicamente ho ragione, è che oggi guida la Meloni. Cioè, per anni ci siamo interrogati di chi era l'erede di Berlusconi. Anch'io sono entrato nel toto erede. Io ho sempre detto una cosa, e scusate, su questo penso di essere stato tra i più intelligenti. Non esiste. Le eredità in politica non esistono. Soprattutto le eredità in politica non si ricevono, si prendono. Oggi dobbiamo riconoscere
che l'erede di Berlusconi è Giorgia Meloni, e se l'è fottuta l'eredità, se l'è presa proprio, perché ha preso i voti e non ha nessuna intenzione di restituirli, ha fatto bene dal suo punto allora, di vista. Allora, io ricordo da cronista, tu facesti un... Cioè la destra, non il centro. Ti faccio un... aspetta che ti devo fare un complimento. Ti faccio un complimento. Però non farmene troppo perché la gente poi va via. No, no. Già alle 7 meno un quarto. Sì, tra un po' andiamo. Per cui dopo, Abbiamo quasi finito. Tu mi hai fatto passare la voglia. No, allora io stavo... tu fai il discorso governo 2008. Il PDL prende una... Quanto ha preso? Una quantità di voti incredibile, più del 35%, eccetera. Allora tu fai questo discorso in Parlamento e dici, lei Presidente Berlusconi oggi ha una maggioranza che raramente nella Repubblica c'è stata, non ricordo se era superiore addirittura a quella di Gasperi o meno, e dicesti spero che ne sappia fare buon uso, esprimendo lì i dubbi, dopo ne ha fatto un pessimo uso. Ora Giorgia Meloni ha un partito che ha una percentuale, oggi è il primo partito del paese, oltre il 30%, una cosa eccetera. Per farne buon uso, secondo te, deve evolvere in una destra modello conservatrice europea, deve fare e per fare questo occorre una revisione rispetto ad alcuni suoi asset di fondo, eccetera. Secondo me la Meloni oggi ha un problema, il primo problema che ha la Meloni è la classe dirigente sua. Perfetto. Lo dico con sincerità. Il secondo problema deve, secondo me, se gli dovessi dare un consiglio, ma secondo me non ha bisogno del mio consiglio perché ho il timore che ci abbia già pensato da sola, che è andare verso il Partito Popolare Europeo. C'è una persona che io stimo molto, che è Fitto, che già gli ha evitato l'errore di andare con il fronte dove è andato Salvini, che sono i paria in Europa. La Meloni si è collocata in un fronte conservatore, è chiaro che il suo obiettivo sarà quello di creare una partnership col Partito Popolare Europeo, ma è innegabile che sia così. E quando tu quando dici il problema della classe dirigente ti riferisci anche abbiamo visto l'uscita di alcuni ma ministri. Ma mi riferisco al fatto che ci sono troppe parole in libertà e che questo zavorra e prende i riflettori dell'opinione pubblica rispetto ai temi che un governo deve affrontare. Poi l'altro problema della Meloni è un problema che hanno tutti i governanti, che si deve fare i conti con una situazione che è molto complessa. Ad esempio sul tema del 110, il governo è stato tanto criticato, ma io onestamente non credo che il governo abbia tanto sbagliato a fermare una cosa che, se continuava così, scassava completamente lo Stato. L'ex ministro dell'economia Franco la definì una delle più grosse truffe però non sono riusciti a far niente col governo Draghi e oggi debbono rimediare una cosa che è impopolare ma che è necessaria. Ma tu la definiresti ancora, perché si parla tanto di post populismo, tu che dici che l'antipolitica senta l'inchiesi e ci avviamo a chiudere, e lo definisci ancora un partito populista? Perché io ho molti di questi... Che cosa? Giorgia Meloni. Sì, populista. Poi d'altronde sono molti nella sua area che ritengono che sia un elogio, per cui io non ho problemi, siamo d'accordo, di elogio. Populisti, sì. E c'è ancora, ecco, quella classe dirigente che hai citato tu, e qua secondo me ci può essere un elemento di nostalgia, aveva la capacità di non essere troppo permeabile all'opinione pubblica, cioè all'umore del momento, governarlo, avere anche sì, una... oggi diciamo la verità, esatto. Permeabili alle opinioni del momento è la destra ma è anche la sinistra, esatto, perché siamo tutti permeabili di questi umori e anche dalla dittatura di strumenti nuovi come la rete, che non capisci se divulgono fake o se gli dicono verità. Sono strumenti non rappresentativi in termini numerici del popolo, ma sono strumenti che finiscono per tante volte inquinare il dibattito politico e rendere la rotta una rotta assai discutibile. L'ultima, e poi do la parola a Luciano, tutti i sondaggi e tra questi sentimenti dell'opinione pubblica c'è il cosiddetto pacifismo, contrarietà alla guerra. Dico pacifismo perché cosiddetto perché siamo tutti pacifisti. Nel pacifismo italiano ci sono tante cose, no? Ci stanno i pacifisti sinceri, ci stanno i tifosi di Putin, c'è tanta cosa. Tu pensi che alla lunga possa incidere questo sentimento di stanchezza nel... Penso di sì, ma penso che il compito di una classe dirigente è guidare, per cui quando uno è al comando deve guidare,
E infine, visto che la risposta l'ho già data, mi alzo e dico una cosa di 10 secondi. Vi racconto un episodio vero capitato prima di un congresso democratico cristiano. Donat Cattin presenta il suo libro e dice e invita Andreotti, che sarebbe D'Alfonso, Forlani, che sarebbe De Angelis, e Marsiglio, in questo caso è Marcora, che è stato un grande ministro dell'agricoltura. Bene, allora il primo che parla è Andreotti e dice: caro Carlo, io ti ringrazio molto di avermi invitato alla presentazione di questo libro, però sono stato in giro per il mondo, era ministro degli esteri, non sono riuscito a leggerlo, ma io conosco le tue idee, e parla delle idee di Donat Cattin. Il secondo è Forlani, dice: Carlo, mi hai mandato il libro 3 giorni fa, sono stato impegnatissimo, era segretario del partito e non sono riuscito a leggerlo, però e si butta su quello che aveva detto Andreotti. Il terzo, Marcora, dice: guardate, oggi è il giorno della verità, non capita mai in un dibattito, però i miei 2 colleghi hanno detto che non hanno letto il libro e vi dico la verità, non l'ho letto nemmeno io, però eccetera eccetera. A quel punto prende la parola Donat Cattin, che sarei in questo caso io, e dico: beh, cari amici, non vi dispiacete se non avete letto il libro, perché io non l'ho scritto, anzi vorrei ringraziare. Allora, in questo caso loro l'hanno letto, io l'ho scritto, per cui grazie a tutti. Un attimo, che voglio fare una domanda io a Casini e a De Angelis. A De Angelis non fagliela, che stasera presenta la sua candidatura alle regionali. Allora, abbiamo visto, si preannuncia lo sfido Marsiglio De Angelis. Abbiamo visto un Casini renziano, perché si è messo in piedi a camminare e in questa platea, no, scusa, Renzi sarà renziano casiniano, non è... Allora, una domanda a Casini e De Angelis, poi magari potremmo fare cenno io e Marsiglio, se siamo d'accordo circa le risposte. Uno dei protagonisti del libro è quello che Casini chiama il convitato di pietra della giustizia. La giustizia è una specie di bussola nera che purtroppo ha pilotato sia la vicenda politica nazionale che regionale che locale. Secondo te, Pier, è possibile che la riforma della giustizia riesca ad entrare nell'agenda di questo governo, ma riparata dagli interessi di parte? Secondo, chiedo a De Angelis e a Casini: come si resiste all'alcolismo dell'emotività? Quali sono le mappe cognitive per resistere all'emotività anche o della demagogia o del populismo? Io una risposta ce l'ho, ma è faticosissima. L'attrezzatura culturale è una risposta, ma forse a volte non basta. Allora, io vorrei sentire sul convitato di pietra Casini. Allora, la selezione della classe dirigente è fondamentale. Io in questo libro parlo della formazione, parlo delle frattocchie, della camilluccia, di quello che facevamo quando ci siamo avviati alla politica. Oggi non ci sono più partiti, non ci può essere la formazione dei partiti, perché mancano i 2 presupposti. Però questa è una cosa ineludibile a cui bisogna tornare. Il tema della giustizia è un tema serissimo. Io mi auguro che Nordio faccia delle cose equilibrate e serie. Voglio dire una cosa: io ricordo in questo libro, ad esempio sul tema della mafia, Falcone. Nessuno ricorda più che Falcone fu accusato addirittura di essersi prodotto un finto attentato alla Daura, per essere nominato in un incarico direttivo a Palermo. E Falcone fu salvato dal governo, ma fu massacrato dai suoi colleghi e da una certa parte di sinistra giustizialista. Il pendolo ha portato i giudici a ritenere di poter essere i supplenti della politica. Poi oggi è tornato qua, c'è il dottor Tommaso Miele, che è un grande abruzzese e un grande magistrato. Qual è stato il risultato che hanno ottenuto i giudici? La impopolarità massima. Oggi c'è un grado di massima impopolarità. Bisogna tornare a fare il proprio dovere.
Guardate, io vi dico la verità, due cose. Uno, sono rimasto allibito dal linguaggio del magistrato che descrive la vicenda drammatica di questi giorni. Ma dico, no, ma il magistrato di Calabrese, che, ma una cosa, un tono, ma delle cose da pazzo, una cosa completamente folle. E l'altra cosa che mi impressiona anche è che Conte, Speranza, ma per dare tutto anche Fontana, vengono giudicati sulla base di, perché è facile a posteriori, ma a combattere il Covid in quel momento nessuno sapeva più da che parte destreggiarsi. Oggi sono tutti sul banco degli imputati e vogliamo fare la commissione d'inchiesta per brandire un altro che senso dello Stato. Guardate che se noi non mettiamo un freno a questa degenerazione giustizialista, noi avremo dei problemi seri. No, no, io non do risposte politiche, io ringrazio tutti, saluto tutti, volevo rassicurare Casini che non mi candido, diciamo, volevo solo appalessare un altro tipo di fare giornalismo rispetto a un altro conterraneo, diciamo, che è più ben noto, che si possono fare delle domande, diciamo, ecco, se si facessero poi in prima, su Rai 1 sarebbe ugualmente opportuno, grazie. Bravo. Grazie.